Ecco, al primo minuto c'è una lunga manovra bianconera. Gentile, che gioca a sinistra, come sapete Cabrini non gioca, gioca Osti al posto suo, ma Osti va a destra e Gentile a sinistra. Cabrini comunque giocherà le prossime partite. Ecco ancora Gentile, palla al centro, rinvio di Tassotti, Tardelli Grambotta e parata di Piotti. Al tredicesimo ancora tambureggiante la manovra bianconera, Tardelli finta di Rossi, Bettega ancora Rossi, interviene Serena e sfiora il grande e clamoroso autogol. Al quindicesimo Boniek, tocca al polacco questa volta esibirsi, lancio sulla destra, gioca con il numero 7, non è però un'ala come tutti sapete, finta, doppia finta, passaggio per Tardelli, gran tiro dell'azzurro e palla al lato di Poi. Diciottesimo il Milan, punizione di Pasinato. La palla arriva a Manfrin, che gioca il numero 7, stavolta è spostato a sinistra, bel palleggio, palla per Serena, di lato, a testa, con la testa di lato, al lato, scusate. Al 22esimo, splendido Platini per Rossi, lo anticipa, cerca di anticiparlo Baresi, ma Rossi riesce a impossessarsi del pallone e a infilare 1-0. 38esimo, c'è ancora un pallonetto di Boniek, interviene Chiotti e sventa. Poi c'è una rimessa laterale e qui Manfrin inventa un bellissimo pallonetto che picchia sulla parte superiore della traversa. Al 41esimo, pennellata di Platini, calcio di punizione, palla là. Al nono della ripresa, gran lancio di Pasinato, la palla è buona per Serena ma esce molto bene Zoff e sventa in angolo. Al 15esimo, triangolo delizioso Platini, Scirea, Platini, guardate come il francese va a dettaglio il passaggio, bel tiro e bella la parata. 19esimo, rimessa laterale per il Milan, guardate come Platini ruba la palla a Canuti, se ne va, Rossi finta di andare a sinistra e poi va a destra, Platini lo serve, bel destro di Rossi, palo. 23esimo, il secondo gol, scende Gentile, cross, ecco la testa di Tardelli, Chiotti non trattiene, Rossi gli ruba la palla e infila nonostante la carica di Canuti, e 3 minuti dopo il gol del Milan, ancora una bella azione di Pasinato sulla destra, vedete come Furino si danna per contrastarlo. Adesso Pasinato è quasi sul fondo, finta, palla al centro, Jordan, rete, 2-1 e tutto da Torino.